Benvenuti a One Podcast Architettura e Design. Sono Deborah e ci viene a trovare questa mattina l'architetto Maurizio De Caro, scrittore, musicologo, grande amico di One. Grazie Maurizio per essere qui con noi. Grazie a voi. Ed è la seconda puntata, come avevamo anticipato l'ultima volta, di questa bellissima storia delle donne in architettura. E parliamo di Sua Maestà Zaha Hadid, quindi cosa dire? Nel cielo stellato di Zaha, caro Maurizio, ci hai portato in questo cielo? Beh, era necessario perché sentivo proprio l'esigenza di raccontare una storia che conosco molto bene, perché in parte ho anche studiato all'Architectural Association e moltissimi anni fa ho conosciuto già quando cominciava insomma la sua attività così frenetica, sfrenata, eccetera, per cui l'impatto è stato verso la metà degli anni Ottanta, è stata veramente devastante, anche perché non dimenticate che negli anni Ottanta a Milano ad architettura eravamo molto molto indietro, insomma, quindi da tutti i punti di vista non c'erano figure rappresentative, per cui è stato un impatto molto importante che poi io ho sempre mantenuto come in qualche modo come discorso con Zaha Hadid, anche con il lavoro che lei ha sviluppato nel corso degli anni. Proprio l'ho vista crescere, il suo lavoro, la sua ricerca. Tu ne fai un ritratto poetico ma anche molto intimo, umano, di una donna sola al comando, quindi profondamente dedita alla sua arte, perfettamente aderente alla sua visione, senza compromessi. Così l'hai conosciuta, così l'hai, diciamo, fotografata nella tua memoria? Sì, devi anche capire che in quegli anni era molto più facile incontrare personaggi particolari. Mi ricordo dei viaggi a Londra con Ren Colas sulla sua CX distrutta, mentre andavamo così a spasso, ma era molto diverso, cioè, sì, è on the road, ma poi era molto diverso. Lei era molto molto gentile, aveva questo modo di fare, come ho scritto, anche non si capisce bene se fosse una principessa del passato o del futuro, insomma. Poi comunque la sua origine orientale, insomma, è molto forte, molto potente, mi ha molto colpito, mi ha lasciato un messaggio molto molto bello su un libro che mi ha regalato tanto tempo dopo. Poi ci siamo visti qualche altra volta, ma è sempre stata molto disponibile, perché ad esempio all'inizio del 2000 doveva partecipare con noi alla realizzazione di una moschea a Milano, pur avendomi detto che lei era cattolica, non era musulmana, ma non, questo era poco non era importante, interessante, non aveva nessun valore, all'epoca erano tempi diversi, però devo dire che fin dall'inizio avevo visto, fin dalla sua tesi insomma, avevo visto che il suo percorso era definito, insomma non c'era nessuna possibilità di confrontarsi con nessuno. Infatti la sua parabola 40 anni successivi, nei 30 anni successivi, è stata molto chiara, molto definita, insomma. Io poi ho cercato di darne un ritratto un po' più intimo, perché questo cerco di fare anche con quelle figure che ho conosciuto, cioè se avessi potuto conoscere Lina Bobardi l'avrei fatto, insomma. Ne sveli comunque dei lati meno noti al grande pubblico, no? Uno la immagina così molto fredda, regale, invece tu ne dai anche una visione di donna gentile, elegante, anche molto colta, silenziosa, operativa. Sì, ti confesso che qualsiasi cosa lei facesse, insomma, mi ricordo le poche cose che mi ricordo, aveva questo modo di fare, di attraversare lo spazio, di creare delle condizioni di dibattito con i suoi collaboratori, che era assolutamente molto aristocratico, molto, molto, non l'ho mai riscontrato in nessun'altra figura, perché aveva sempre la parola esatta da poter dire in qualche modo, e diceva esattamente quello che era, che bisognava dire in quel momento. Quindi secondo me è stata una figura che mi ha fatto molto piacere rivederla, per esempio per la posa della prima pietra al Maxi di Roma. Che è stata accolta molti anni dopo, naturalmente è stata accolta come una principessa da ministri, presidenti del consiglio, eccetera, ma lei aveva sempre questa atmosfera, questo atteggiamento molto distaccato, molto professionale. Ecco, mi ricordo l'inaugurazione di questa mostra
straordinaria per la prima pietra della posa della prima pietra del Maxi, dove mi pare che avesse una ventina di collaboratori. Mi pare che per organizzare la mostra, sì, lei aveva 15-20 collaboratori. Sì, sì, è una cosa, aveva 50 casse di plastici, eccetera, quindi già il modo di porre il suo lavoro era assolutamente unico. Non credo, Deborah, che sia mai stato analizzato in maniera coerente e potente l'opera di Zadid. È stata analizzata in maniera superficiale, come se vivesse in un mondo suo, come se avesse un suo percorso completamente autonomo, non so come dire. Quindi gli altri hanno cercato di adeguarsi in qualche modo. Infatti vinceva tutti i concorsi, si diceva scherzando, perché non se c'era lei gli altri scappavano. Quindi se ne andavano, li ha vinti tutti, non ce n'è stato uno che abbia perso, tranne quando, vabbè, qualche volta sarà anche capitato. Quindi il termine archistar è stato coniato per lei, sì, o comunque lo veste perfettamente? Sì, sì, credo, tra l'altro è una persona che, nonostante si parla del metodo Hadid, lei è l'archistar, lei è la star. Poi sono arrivati gli altri, eccetera, ma tanto per darti un'idea, lei lascia Oma, lascia Rencolas immediatamente, qua, perché Rem capisce l'importanza di la vuole. A un certo socia, punto, no? Anche poi. Dice ciao, faccio io. E infatti il primo concorso che lei realizza per il PIC di Hong Kong è già libera, è già da sola. E vince uno dei più importanti concorsi del mondo, quindi poi non si realizzerà ad Hong Kong, appunto. Però, ma questo te la dice lunga. Uno statement molto forte. Sì, sì. Lei è la star, non è un archistar, lei è la star, non c'è niente da fare. Anche un grande critico e storico dell'architettura italiana come Bruno Zevi l'annovera tra i suoi architetti preferiti, insomma colei che in qualche modo ha fatto la storia anche dell'architettura nel Novecento, con un disordine, un caos apparente che lui amava in particolare, con le sue forme, architetture sghembe, angoli acuti, quindi diciamo un po' una regina di un caos calmo, di un caos apparente. Sì, credo che lei abbia in qualche modo, come ti ho detto, lei ha percorso una strada solitaria, cioè non c'è nessuno che possa essere in qualche modo. Poi lei mi diceva, per esempio, che amava moltissimo Oscar Niemeyer, gli piaceva Mario Bellini come designer, cioè quindi sì, quando ci siamo incontrati a Roma è stato molto divertente, perché Zadid parlava esclusivamente di Mario, cioè era una cosa veramente meravigliosa, quindi ci siamo trovati in una situazione veramente straordinaria, per la sua eleganza, la sua delicatezza. E poi, ripeto, non è stata analizzata la sua opera, non è stata analizzata perché c'è molto spazio perché lei in qualche modo possa definire un tragitto che solo lei aveva dentro di sé. Infatti il picco più alto della ricerca architettonica, cioè Oma, quindi Rencolas, aveva capito subito questa cosa. Per questo lei non poteva, non avrebbe mai potuto lavorare con qualcuno e non ha mai lavorato con nessuno. Quindi dietro una grande donna non c'è sempre un grande uomo in questo caso? C'è un grande maestro, un grande partner e socio, no? No, non credo. Non credo che lei abbia mai avuto un maestro. Lei amava tantissimo i grandi personaggi della storia dell'architettura, lei amava molto gli esperti di tecnologia, cioè gli architetti più legati alla tecnologia, ma con un certo distacco, anche perché non ha avuto il minimo tempo per poter operare. Non dimenticare che, per esempio, in mezzo a 900 mi pare progetti, non so quanti progetti abbia realizzato o comunque abbia quasi portato a termine, aveva anche il tempo per andare a Vienna per fare le tesi di laurea. Quindi era una donna assolutamente straordinaria da questo punto, era capace di dare la disponibilità per fare una conferenza, che ne so io, a Benevento, ecco, capisci cosa intendo dire, proprio perché il suo tempo era una cosa totalmente diversa. Ma non è una mitologia, come ho detto prima, ci si deve avvicinare con una certa tenerezza, diciamo, al lavoro di Zadid, perché è un percorso solitario, non ci sono artefici, non ci sono maestri, non ci sono, non c'è altro da questo punto di vista. Quindi sarà un tuo progetto futuro quello di regalarci uno studio, un test, un libro? Chiami tu regina delle forme imprevedibili, potremmo mi piacerebbe segnare molto, lì sul calendario. Ma
Sì, non mi dispiacerebbe che in questo momento sto scrivendo d'altro e quindi sto scrivendo più d'arte che non di architettura e quindi non soprattutto su Beuys è chiaro che mi ha assorbito completamente quel certo, tipo di lavoro, però mi piace, se dovessi scrivere una così una monografia su un architetto sicuramente sarebbe Zahid, prima di tutto perché conosco benissimo, no, conosco bene però il suo lavoro, ma conosco tutto quello che l'ha portata ad essere quello che è stata in qualche modo. Poi abbiamo avuto la sfortuna che sia morta giovane. Quindi c'è anche questo aspetto. Sì, sì, e rimane comunque come brand, no? Molto forte, perché lo studio continua a produrre lavori, progetti, concorsi a livello mondiale, quindi è un brand destinato a rimanere, una testimonianza, una legacy, non solo un marchio. Certamente perché è uno studio comunque con 500 architetti e quindi è logico che lavora sulle cose che ha lasciato lei naturalmente e poi su altre cose probabilmente, questo non te lo so dire, sicuramente l'assenza di Zahid ovviamente si farà sentire prima o poi, anche se è una donna che probabilmente avrà prodotto chissà quanti progetti che ancora sono da realizzare. I suoi ragazzi poi, come tu ben sai, erano perfettamente allineati con la sua attività. Io mi ricordo la prima volta che l'ho vista, i suoi pochi collaboratori, perché aveva due o tre collaboratori probabilmente nel suo atelier dentro l'Architectural Association, erano perfettamente allineati. Lei sapeva già cosa aspettarsi dai suoi collaboratori e questa è una cosa straordinaria per un architetto, perché non ha neanche bisogno di aggiungere nulla, per cui ripeto, è molto da analizzare la persona sicuramente. Bene, quindi aspetteremo diciamo con trepidazione questo prossimo progetto editoriale, magari in un futuro non così lontano. Ringraziamo l'architetto Maurizio De Caro per questa piacevole e intima conversazione sulla regina appunto delle forme imprevedibili, su Sua Maestà Zahid, e vi lasciamo grazie con questo pensiero. Grazie Maurizio. Il linguaggio è un pilastro fondamentale di ogni società, è lo strumento attraverso il quale condividiamo idee e valori. È fondamentale adeguarsi e utilizzare i femminili nelle professioni per evitare di nascondere le donne in ambiti un tempo prettamente maschili. Francesca Perani, Rebel Architette. Salutiamo i nostri ascoltatori e continuate a seguirci su tutte le piattaforme podcast digitali e su one.listonegiordano.com. Fino alla prossima, bye bye da Deborah.